Bene, allora, in nome del mio preghiaccio l'ha già assolto il padrone di casa, quindi io vado de blanco, come si dice a questo punto. Buonasera a tutti, cari amici, siete qua, cari interventi. Sono molto contento di essere qui perché, al di là, non è la solita frase formale, ma insomma, ho veramente un amico, un caro amico, quindi ho accolto volentieri l'invito a Claudio Dobroni per venire a presentare la sua ultima fatica, anche se, appunto, come si diceva, c'è cioè, già in gestazione un'altra, quindi insomma non si sa come fermarlo. A un certo punto bisognerà batterlo, altrimenti la produzione diventerà innumerevole. Volevo proporvi tre brevi riflessioni relativamente a questo volume di Paolo Guerrini, e parto subito quindi con la prima. La prima è che cosa, a mio parere, non è questo libro. Vale a dire, il titolo potrebbe far supporre dei bibliotecaris che sia una storia della biblioteconomia condotta attraverso le biografie di bibliotecari importanti. Probabilmente è anche questo, ma non è solo questo. Non vorrei quindi che Mauro Guerrini, come storico della biblioteconomia e della bibliografia, venisse scritto alla schiera dei seguaci di Carlyle, il grande storico inglese, ma sostenitore della Grand Man Theory, cioè, come diceva lui, la storia fatta dalle biografie dei grandi uomini. Probabilmente c'è una parte di vero anche in questo, ma non si spiegherebbe se dovessimo ricondurre il libro solo e unicamente a questo aspetto. Per esempio, l'intera prima parte è intitolata La figura del bibliotecario. Non si spiegherebbe perché Mauro Guerrini dedica questo volume non a un bibliotecario, ma all'Associazione Italiana Biblioteche, che sia unita, forte, autorevole. Non si spiegherebbe perché in esergo c'è una citazione da Ranganatta che suona così: fino a quando l'obiettivo principale di una biblioteca fu la conservazione dei libri, tutto quello che si pretese dal suo personale fu che fosse costituito da guardiani capaci di combattere i quattro nemici dei libri: fuoco, acqua, parassiti e uomini. Non era strano che un posto di lavoro in biblioteca rappresentasse il rifugio possibile per le persone incapaci di fare altri lavori. Ci volle davvero molto tempo perché si comprendesse che era necessario un bibliotecario professionale. Questa è la citazione con cui si apre il libro, è la citazione che sorregge l'intera prima parte, che appunto elenca saggi, raccoglie saggi dedicati proprio all'evoluzione professionale del bibliotecario. E forse nessuno meglio di Mauro poteva fare ciò, considerando la sua posizione sia di docente di biblioteconomia, ma anche per anni di presidente dell'AID, quindi una posizione che teneva il conto di entrambi gli ambiti su cui si muove questa professione, questa disciplina, che ha appunto un versante professionale e un versante accademico. E forse nessuno si poteva occupare, diciamo, di un libro del genere, se non Mauro, che insomma, dal punto di vista della biblioteconomia, forse fa prima dire quello che lui non ha scritto, che lui può essere. Diciamo la verità, insomma, anche l'occhio a 360 gradi su quello che è il mondo della biblioteconomia è davvero una delle sue più significative prerogative. E quindi che cosa ne esce? Ne esce ovviamente anche una non vorrei dire una riflessione disincantata, però un po' sì. Cioè, si è combattuto per anni per il riconoscimento professionale di bibliotecario, ma ora ha vissuto in prima persona questa vicenda. Ed ora, come introduceva Claudio, c'è anche una fase di un po' interrotta. Questo è da sé. E quindi il proporre come inizio di questo volume una riflessione sul valore professionale è anche chiedersi, insomma, cosa ne facciamo oggi che abbiamo acquisito anche la dignità professionale dal punto di vista legale, cosa facciamo oggi questa professionalità? Dove sta questa professionalità intesa come capacità di poter concretamente applicare all'interno degli istituti bibliotecari? Indubbiamente colpisce, la riflessione di Paolo Tragnello, che è l'autore della prefazione, della prefazione al volume,
che afferma: possiamo quindi concludere che il bibliotecario di oggi si trova in una situazione assai diversa da quella del passato. Non è una figura isolata, ma opera in una comunità di pari. E si può affermare, come scrive Guerrini, riprendendo quindi le tue parole, che i bibliotecari italiani sono attualmente più avanti delle biblioteche. Non hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, hanno gettato la professionalità oltre l'ostacolo. Cioè, hanno raggiunto un livello di professionalità che però faticano a riconoscere all'interno di quelle che sono le strutture dove dovrebbero completamente praticare. E ne abbiamo, da questo punto di vista, contezza ogni giorno. Bandi per posti di biblioteca, quei pochi bandi che ci sono, contengono elementi, qualificazioni professionali, competenze lontane, molto lontane da quella che è la fisionomia della professione bibliotecaria, così come è stata riconosciuta per legge. Una certa produzione di teoria della biblioteconomia che delinea una figura di bibliotecario molto lontana dalla professione così come è riconosciuta per legge. Può essere una dimensione transitoria, può darsi che in pochi anni ci si chiarisca le idee, però sicuramente è una dimensione attualmente interlocutoria. Io credo che questo vada riconosciuto e quindi anche la presa di posizione che Paolo Guerrini credo voglia indicare con questa intera prima parte, con i saggi raccolti in questa prima parte, credo sia una posizione molto forte che riflette appunto anche le battaglie combattute per il riconoscimento professionale, non solo di nome. De fatto una figura all'interno di quella che è la comunità bibliotecaria. Riflessione disincantata, non so quanto, per esempio, vi propongo un'altra citazione a pagina 102, non so quanto si senta in accordo con le amarissime riflessioni di Virginia Davidei Notti degli anni 50, che scriveva: non abbiamo il diritto di chiedere che si mettano anzitutto in condizioni di funzionare gli organismi e le attrezzature esistenti, senza di che meglio sarebbe che lo Stato apertamente affermasse di voler declinare le sue responsabilità in alcuni settori, in quello delle biblioteche per esempio, per raccogliere in altri i propri interventi, perché quando per indifferenza o per malintesa, parsimonia, si mantengono degli organismi al limite degli media, in realtà si impedisce loro di svolgere la loro funzione e di perseguire i loro fini, si tengono cioè in piedi organismi impotenti, inutili, in definitiva si sperpera denaro pubblico. Anno 57, Virginia Davidei Notti, che non so quanto, ce lo dirà lui nel quinto, quanto si sente in sintonia con questa amarissima riflessione, che ripeto in questo frangente interlocutorio per il mondo della biblioteconomia e delle biblioteche. La seconda riflessione invece riparte dal titolo, sì è vero, non è solo unicamente una storia dei bibliotecari illustri, ma è anche una storia di bibliotecari illustri. Questa è un elenco, l'indice rappresenta un elenco di saggi scritti per l'occasione più disparate che tratteggiano figure che hanno avuto un'importanza fondamentale nella storia della biblioteconomia del Novecento, anche se si sforano poi nel secolo precedente, in realtà in alcuni casi, insomma, è il secolo di riferimento di questo volume, è il secolo trascorso. Indubbiamente sono personaggi importanti, sono personaggi che diventano illustri non nel senso della loro capacità, per come li tratteggia Mauro, della loro capacità di proporre teorie innovative, per la loro capacità di aprire squarci importanti in quella che è una tradizione consolidata nel corso del tempo. Io rileggo che l'interesse di Mauro Guerrini nei confronti di questi personaggi che popolano il mondo della biblioteconomia sia un interesse verso i maestri, quelli che Durkheim chiamerebbe, ma i grandi uomini come maestri, vale a dire come coloro che non si chiudono all'interno dei loro studi e non parlano solo attraverso le loro pubblicazioni, ma si spengono in prima persona, ma svolgono un'opera di apostolato, se possiamo così dire, nei confronti di quello che è il mondo delle biblioteche, del libro, nel confronto del mondo dei lettori, in ultima sostanza lì che si vuole arrivare. Quindi il tratto che forse unisce tutti questi personaggi è davvero la loro generosità anche sul piano umano e non solo sul piano professionale. Questo mi sembra importante perché poi accade che quando
Il personaggio in questione è un personaggio che un maestro, che Mauro ha conosciuto in prima persona, saltano fuori dei ritratti davvero toccanti dal punto di vista della capacità di profilare quello che è il carattere del personaggio in questione, della persona in questione. E anche qui mi sono segnato un paio di passaggi, forse il più significativo, almeno per me, poi dirò perché, è la penultima pagina del saggio dedicato a Luigi Crocetti. Luigi Crocetti riceve Mauro Guerrini e Claudio Lombroni forse qualche mese prima di morire, la settimana prima di morire, la malattia comparsa qualche anno prima, no? A casa di Luigi parlavo, mi ha toccato perché anch'io sono stato in quel salotto, in quella casa, quindi mi prefiguro anche la scena che lui racconta. A casa di Luigi parlavo, loro tre, due Crocetti, del congresso ai in preparazione dedicato al sistema o al non sistema bibliotecario italiano, pur provato, era lucido, seduto nell'ampio salotto con le AACR2 da 12 poggiate su un tavolino accanto alla poltrona. Fumava imperterrito le sue sigarette, incurante della fine imminente. Alcune civiche avevano lasciato segni di bruciatura sul parquet verde lì. Cioè, sono quattro righe, ma danno il ritratto di una persona, era così, Crocetti era, questo era Crocetti, era l'uomo con la DC sul tavolino, ma anche l'uomo che, non dico sprezzante nei confronti della morte, ma certamente capace di volare sopra a situazioni gravi che l'avrebbero portato appunto al decesso. Eppure questo, e quindi saper cogliere un momento del genere, sì, siete andati lì a parlare del congresso, però in realtà era saluto mai un amico, un maestro, questo è il tratto che mi ha colpito. Ma potremmo parlare allo stesso modo di Francesco Dell'Orso, che era un altro tratto molto bello, una persona forse sottovalutata rispetto alle potenzialità e al lascito anche intellettuale, appunto, ha lasciato la vita dell'economia italiana. Ed infine, come ultima riflessione, mi chiedo e chiedo naturalmente a Mauro perché arrivato a un certo punto della propria vita si ritiene opportuno di assemblare un volume di 500 e tante pagine dedicato appunto ai bibliotecari. Forse la risposta era già nella riflessione precedente. Il lato umano credo che emerga molto forte, al di là del lato professionale, qui c'è la biblioteconomia, c'è una storia di biblioteconomia che però che ha una sua identità come oggetto sociale, ma che cammina sulle gambe delle persone che la insegnano, che la studiano, che la comunicano, che la compartecipano e la condividono con gli altri. Questo mi sembra importante e che sia giunto a un punto della tua vita. Sterminata bibliografia, di voler intraprendere questa capacità di riunire questi pezzi, ripeto, in situazioni disparate, quindi pubblicati anche magari in documenti non facilmente accessibili, per occasioni appunto a volte anche estemporanee, e quindi riunire tutti insieme in una visione corale, credo che abbia un significato importante, innanzitutto per te, dal punto di vista proprio della tua riflessione. Non voglio dire un bilancio, perché questo per dire che con questo chiudiamo, invece si parlava di cose che si stanno vedendo in cantiere, però di segnare una tappa importante nella biografia intellettuale. Ecco, biografia intellettuale, in realtà, e con questo davvero chiudo, ci sono tanti ritratti di bibliotecari all'interno di questo mondo, ma ce n'è uno che è il tuo, fatto da Graziano Ruffini, uno dei ritratti più belli, dei contenuti, uno dei ritratti di bibliotecari, uno dei bibliotecari maggiormente delineato con arguzia, con sapidità, proprio quello di Graziano Ruffini, che come introduttore al libro disegna quella che è la figura di Mauro Guerrini. Ecco che Mauro Guerrini, arrivato a un certo punto della propria carriera, ma soprattutto della propria vita, decide di mettere mano a quello che è un libro dedicato alle persone, che in un certo qual modo hanno gravitato nel suo mondo umano, mi sembra un segno importante di riflessione su quella che è una carriera e su quello che pure alla fine è questa carriera.
preghiera ti lascia in termini di sedimentazione, di rapporti con gli altri. È un salto di gusto, diceva Rembrandt. Quindi, al di là di quelli che sono i documenti, quelli che sono i libri, è l'utilizzo che noi facciamo, i pensieri che sono in grado di trasportare, così come i pensieri che sono in grado di trasportare le persone, credo che sia la sottolineatura e il lascito più bello che questo volume può lasciarci. Quindi grazie Mauro per avercelo donato.